Bene amici di Medico Snake, in questa video recensione parlerò nuovamente di personalizzazioni Android, ovvero parlerò di un aspetto molto importante e molto utilizzato sui nostri dispositivi. Parlerò di tastiere e ve ne voglio parlare di una in particolare, Chroma Keyboard, una tastiera molto leggera, utile e funzionale, di cui contiene due funzioni davvero molto molto importanti che io ne faccio personalmente uso. Ma detto questo, andiamo a scoprirla insieme nella video recensione. Bene amici di Medico Snake, non appena Chroma Keyboard viene avviata, notiamo subito che riprende l'aspetto del material design. Con uno swipe da sinistra verso destra ci troviamo nel menu laterale che ci consente di condividere l'applicazione, avere informazioni sugli sviluppatori, informazioni sulla privacy, ricominciare setup e addirittura cancellare i dati dell'applicazione. Ma uscendo da questo menu, in alto a destra troviamo il comodo pulsantino per visualizzare tutte le personalizzazioni che noi faremo al momento. Andando avanti notiamo che il Chroma Keyboard si suddivide in quattro schede diverse. Una delle prime è la scheda aspetto e una delle prime voci che ci viene mostrata è quella di adattare il colore della tastiera, vale a dire che se questa voce viene attivata la tastiera cambia colore in base all'applicazione che noi stiamo usando. Per farvi un esempio, vi apro subito Color Note. Vediamo che durante la scrittura la tastiera assume quel colore. Ritornando nuovamente nella scheda aspetto, abbiamo anche la possibilità di attivare il risparmio energetico tramite sensore, impostando un orario oppure risparmio energetico per sempre. Nello stile della tastiera possiamo applicare uno stile diverso dal solito, il flat, quello là che vedete attualmente. Mettendo lo stile palette possiamo visualizzarla come se fosse una palette colori. Andando indietro, lo stile gradient si presenta con un chiaro scuro. Center gradient, vediamo che la luminosità appare solo al centro della tastiera. Andando indietro, parlando del tema della tastiera, sempre della scheda aspetto, possiamo mostrare la riga dei numeri in primo piano, aumentare le dimensioni della tastiera, abilitare un layout diviso per scrivere solamente coi pollici quando la tastiera è in modalità orizzontale, dividere la tastiera in modalità orizzontale, mostrare simboli sui tasti e ridurre la dimensione della modalità a una mano. Andando avanti troviamo la scheda input, là dove possiamo personalizzare tutte le nostre preferenze in base ai nostri metodi di scrittura, di cui impostare maiuscole automatiche, doppio spazio per punto, un doppio spazio per la predizione della parola, impostare il tasto dell'input vocale, un tasto per attivare le emoticon e durata della pressione dei tasti. Scendendo in basso troviamo feedback di digitazione, di cui possiamo attivare vibrazione alla pressione dei tasti ed impostare la durata della vibrazione alla pressione del tasto. Impostare anche suono alla pressione dei tasti, che io tengo disattivato per motivi fastidiosi. Possiamo impostare il volume al suono della pressione dei tasti, visualizzare un pop-up e addirittura impostare un ritardo là dove viene mostrato ogni pulsante che noi andremo a premere sul display. Come ultima voce troviamo digitazione testuale, là dove possiamo attivare la digitazione tramite gesto, anteprima dinamica della parola che ci viene suggerita durante il gesto, mostrare la traccia del gesto e aggiungere uno spazio durante la digitazione gestuale passando sulla barra spaziatrice. Andando avanti troviamo anche la scheda delle lingue, là dove noi possiamo impostare sia la lingua di sistema oppure una lingua da noi scelta, abbinata allo stile di input personalizzato. Scendendo in basso, opzione multilingua, che se attivata, se noi abbiamo impostato alla tastiera una doppia lingua, per esempio come l'italiano o l'inglese, durante la digitazione ci vengono mostrati i suggerimenti sia in italiano e sia in inglese. Andando avanti troviamo autocorrezione, di cui quattro voci: modesta, aggressiva, molto aggressiva e disattivata. Io consiglio disattivata perché risulta un po' fastidiosa. Scendendo in basso troviamo la correzione del testo, di cui quattro voci: mostra suggerimento delle correzioni, suggerisci il suggerimento dei contatti durante la digitazione, mostrare la barra dei suggerimenti e mostrare la punteggiatura.
Andando avanti arriviamo all'ultima scheda, ovvero quelle delle impostazioni avanzate, laddove la voce sincronizza e ripristina lavorano insieme. Vale a dire che se noi abbiamo configurato la Chroma Keyboard con un account Google, tutte le impostazioni di acquisto, personalizzazioni e impostazioni saranno esportate da un dispositivo all'altro. Scendendo in basso troviamo altre 4 voci di cui possiamo attivare o disattivare, per esempio mostrare l'icona dell'applicazione nel drawer, mostrare l'icona del globo, vale a dire il cambio della tastiera sul lato sinistro della barra spaziatrice, ritorno indietro, attivare o disattivare la visualizzazione della lingua sulla barra spaziatrice, la tengo disattivata perché vi faccio subito vedere. Testo personalizzato sulla barra, faccio vedere, tengo il testo sulla barra Mythic Snake. Tornando indietro possiamo personalizzare il nostro testo, quindi in base a quello che noi vogliamo visualizzare sulla tastiera. Quindi se teniamo la lingua non possiamo attivare il testo, mentre invece se abbiamo il testo personalizzato sulla barra spaziatrice la lingua viene oscurata. Bene amici di Mythic Snake, siamo arrivati alla fine di questa video recensione. Cosa dire di Chroma Keyboard? Chroma Keyboard è una tastiera molto leggera, utile e funzionale, di cui mi sono piaciute due funzioni particolari, ovvero adattarla al colore dell'applicazione in uso, vuol dire che cambia colore automaticamente all'applicazione che stiamo usando, e personalizzare il testo sulla barra spaziatrice, ma un unico problema riguarda proprio la digitazione e si rischia di sbagliare circa 3 volte su 5 e che risulta un po' imprecisa. Per avere altre informazioni i link di download su Chroma Keyboard sono online da oggi sulle pagine di mythicalsnake.atevista.org. Vi lascio il link in descrizione in modo che possiate raggiungerla facilmente. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like. Per Mythic Snake, Raffaele Mauriello.